Dopo gli scontri al cantiere della TAV, oggi in piazza gli amministratori contrari all'alta velocità per una protesta pacifica, ma la tensione in valle resta alta. Buongiorno, prima edizione del nostro telegiornale, ben ritrovati. Il giorno dopo gli scontri al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, una violenza avvenuta intorno ai boschi che cingono il cantiere, ci sono stati feriti ed arresti, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per reati che vanno dalla resistenza alle lesioni a pubblico ufficiale al porto di armi da guerra per l'utilizzo di Molotov. Ma sentiamo che cosa accade oggi in Val di Susa da Caterina Cannavà. Manca ormai poco all'annunciata marcia degli amministratori no TAV verso il cantiere di Chiomonte e in Val di Susa c'è attesa per vedere quanti aderiranno dopo i violenti scontri dell'altra notte. Pietre, petardi, molotov, coltelli, cesoie e spranghe di circa 300 incappucciati italiani e stranieri contro lacrimogeni, manganelli e idranti delle forze dell'ordine, questa volta schierate fuori dalla recinzione per avere possibilità di manovra, un cambio di strategia molto efficace. I 7 arrestati sono autonomi o anarchici, età tra i 18 e i 56 anni, uno è figlio di un giudice, nessuno di loro è nato o abita in Val di Susa. Sono accusati di resistenza, possesso di armi da guerra, lesioni. Non era una manifestazione, ma violenza allo stato puro, hanno detto in questura a Torino polizia, carabinieri e guardia di finanza, lamentando 16 agenti feriti. È stata una trappola, ci hanno chiuso e poi caricato, ribatte il movimento No TAV, che denuncia 63 feriti e ribadisce che la lotta contro il treno non si ferma. Oggi tocca agli amministratori, protestano contro le reiterate ordinanze prefettizie che di fatto sottraggono ai sindaci la potestà sul territorio. Si propongono di violare proprio il divieto di transito per i non residenti nell'area intorno al cantiere e il Tam-Tam già prepara nuove mobilitazioni. Ora lo so, non è solo questione di luogo, di casa tua o mia, non è solo lo scempio per un'altra ferrovia. Tutto è finito tra le mani di incalliti criminali, con logica robotica più che d'umani o d'animali. I boschi, il vento, il grano, l'acqua, le stagioni, perfino le idee, le risate, le emozioni. Succede un po' dovunque qualcuno che decide di noi, della natura, come una cosa sua. Val Susa l'ha capito, Val Susa non ci sta. Il treno di Lunardi veloce fa paura, distrugge la vallata, inquina l'aria pura. Dilaga la follia, uomini ingordi e distruttori, gridando sarà dura, non li vogliamo più. Gridando sarà dura, non li vogliamo più.